Considerato uno dei più grandi operisti della storia e figura di punta del mondo operistico italiano a cavallo tra 800 e 900, Giacomo Puccini prese distanze proprio dalle due tendenze dominanti al tempo, quella verista prima e quella d'annunziana poi, per dar vita ad un nuovo stile personale tutt'oggi molto apprezzato e celebrato. Giacomo Puccini si dedicò in modo pressoché esclusivo alla musica teatrale e, al contrario dei maestri dell'avanguardia novecentesca, scrisse sempre pensando al pubblico, curando personalmente gli allestimenti e seguendo le sue opere in giro per il mondo per assistere alle prove ed essere presente durante le rappresentazioni sia in Europa che in America. Interesse, varietà, rapidità, sintesi, profondità psicologica, abbondanza di trovate sceniche sono i fondamentali ingredienti del suo teatro. Terza opera di Puccini in ordine cronologico, l'opera fu composta tra l'estate del 1889 e l'ottobre del 1892, ma Lescaut indicò all'autore la futura strada da percorrere. È generalmente considerata la sua prima partitura operistica completamente matura e personale. Di Giacomo Puccini, Manon Lescaut, intermezzo.